Un anno fa circa ho intervistato, non potrei neanche farlo con le minorenni, una quindicenne davanti ai chierici, che in quanto chierici, lentiginosa, un qualcosina di rosso come lei, con un rossetto viola impressionante. Perché il nostro lavoro purtroppo funziona così, i minorenni non si può neanche inquadrare, a meno che ci sia il permesso dei genitori. Però in pratica divento io a passare dalla parte del torto, non che ci sia un torto e una ragione, però onestamente a 15 anni così... Tra l'altro al mattino, altro esempio, adesso dovrei staccare il video e farvene vedere. Andavo verso la caserma dei carabinieri per pagare una multa, vedo due ragazze con i famosi, come si chiamano, pantaloncini corti, no? Molto procaci. Dico, ho fatto un'intervista lunga, tra l'altro ne faccio talmente tante che sono indietro, dico mi date una mano a titolare. Noi siamo a tua disposizione per altre interviste se vorrai. Numero di seno? Di taglia? 2, 3, 4? Non si dice. L'ho colta di sopra. Non volete fare le showgirl, vivere in televisione? Ma neanche morta, se esatto muoio. Fidanzati sportivi famosi, no? Tronisti? Tronisti? No, tronisti proprio non c'è dubbio, però se sei un calciatore mi ispiri perché sei una persona di un certo tipo, sì, esatto. Cioè, io mi innamoro a prescindere da che lavoro fai. Però sì, da me che dei calciatori non è proprio se sei sempre ritardato. Sì, esatto. Che mestiere farete da grandi? A me piacerebbe critica cinematografica. Ma quindi giornalista? Critica cinematografica? Sì, giornalista, però io si spera. Io vorrei fare o pubblicità o social media marketing. Ah, meraviglioso. Mi citava spesso Milano per la sorella che si chiama sempre? Valentina, ma a me, io ad esempio morirò con il rimpianto di essermi trasferito a Milano, ma non posso costringere mia moglie che lavora bene qua, al contrario mio che lavoro gratis. Queste cose sono quasi umilianti per me, anzi no, è piacevole, ma gratis non è. Qualche collega mi dice non è lavoro, e lavoro anche così. Ma vivete sempre a Reggio Emilia, non vi va stretto, non va, no, chiedo a Patrizia, non va stretto a cotanta faccino una città come Reggio Emilia? Ma io penso che siamo d'accordo tutti e due sul fatto che andar via è sempre bellissimo, però per qualche Reggio per esempio non è neanche la mia città, la sua che è per me per niente, ma io voglio di andar via, però l'unità che c'è a Reggio, cioè la città di Reggio Emilia come il centro in cui trovi tutto quello che è tuo. Quanto, ti manca sempre. Quanto passate, ragazze, di tempo libero fra passeggio? Mi dite il tempo libero quanto, non so, in una settimana quante ore in via Emilia passeggio, quante ore? Due, non vengo quasi mai. Pochissimo, perché devo studiare. Ah, quindi vi fermate? Cioè, tipo stasera dove vi trovate? Venite qua, parcheggiate alla Canno? Vabbè, non avete la macchina, perdono. Venerdì sera, diciamo. Ma uscite a piedi, no? Sì, sì. Lei a piedi, io beh, sì, anche io a piedi, direi così. Ah, quindi abitate qua vicino? Io vi vicino. Lei in centro, lei in centro. Ecco, mi piacerebbe. Un altro mio pallino era vivere vicino alla biblioteca per andare a leggere i giornali. Vabbè, noi siamo... Io vado sempre in biblioteca per studiare. Quindi c'è ancora questo cult fra i giovani? Cioè, sì, più che altro quelli universitari, perché tipo io a casa non riesco a trovare la discussione in biblioteca e il mio tempo. Cioè... Ah, perché a casa la disturba la mamma? Che no, fa casino? I cani. A me disturba la mamma. I cani? Dicevo, ma non le piacerebbe come a me andare a Milano? Io vado ogni tanto, ma... Mi poi... piace Milano, c'ho anche vissuto per qualche mese, ah, ecco. Però... l'atmosfera che c'era è da... Quindi dico, due ore in via Emilia e per il resto vi fermate in un locale, ma cambiate o sempre... Sono molto abitudinari. Sì, rimaniamo sempre lì. Siamo abitudinari. E dove andate? Messico, che sarebbe lì dalla cremeria, giù dalla strada qui sinistra. Sì, certo. Esatto. Ma è ancora di Luciano Giumbini, sì? L'ex giocatore di basket in Messico. E poi? E poi? Amici, e poi? E poi direi, va, andiamo ogni tanto nei posti di lavoro dei nostri amici, una nostra amica
lavoro più piccolo lì dalla piazzetta e stiamo lì per aspettare che finisca il lavoro. Però di solito in centro non mi si non è. Quindi il cappellino non lo toglie mai, Federica? Non lo va letto così, ma in realtà lo metto poche volte, cioè non ah, mi raccontate come avviene oggi la seduzione fra giovane e chi parte? Sono tu anche. Appunto, aspetti che lo stacco questo.